potete vedere siamo in direzione San Paolo, manca un'ora all'arrivo e qui sull'aereo abbiamo trovato una nostra vecchia conoscenza, Giancarlo Petrassuolo, ex giocatore di tennis e oggi qui in direzione San Paolo. Giancarlo, prima una curiosità, come mai ti abbiamo trovato su questo aereo? Sto raggiungendo Simone Bonelli che lo affiancherò in questi due tornei sudamericani qui a San Paolo e poi la settimana prossima a Buenos Aires. Bene. Giancarlo, come hai detto tu sei un ex giocatore di tennis, ora come sono le tue giornate, di cosa ti stai occupando? Ora da settembre del 2012 ho fatto il mio ritorno a Napoli, faccio parte di un progetto ambizioso di un presidente di un circolo tennis che vuole cercare di portare il tennis di alto livello nella periferia di Napoli. E io gli sto dando una mano nel realizzare questo progetto. E com'è il passaggio da giocare all'allenare? Ho fatto un po' di fatica all'inizio, ma fortunatamente resto sempre nell'ambito tennistico e grazie anche a Umberto Rianna ho anche la possibilità di rimanere nell'alto livello sia con Pontito Starace che Simone Bolelli, perciò diciamo che non sento tanto la mancanza della competizione. E adesso hai detto che sarai giù a San Paolo per seguire Simone, seguirlo dal punto di vista della preparazione atletica, tecnica, mentale. Sì, diciamo che un professionista del calibro di Simone già è molto maturo sotto questo punto di vista. Io devo cercare solo di rendere le sue giornate quando è più possibile leggere, cercargli di stargli vicino in quei momenti che ha bisogno di un supporto sia tecnico sia mentale. Perfetto, c'è l'hostess che ci sta dicendo che dobbiamo spegnere tutto perché stiamo per atterrare. Perfetto, infatti il viaggio è stato lungo, fortunatamente siamo quasi ad arrivo. 12 ore, manca pochissimo. E Giancarlo, ti ringraziamo e speriamo che Simone possa andare avanti nel torneo e magari fare un'intervista tutti assieme e portare in fortuna. Perfetto. Grazie. Ciao.